Per questo la convocazione è stata poi, siamo andati fino a sera tarda, ci siamo aggiornati per giovedì prossimo. Su questo noi abbiamo un'idea, perché mi hai parlato di mercato a Piazza Duomo, ma c'è stato anche il mercato artigianale che è andato molto bene, gli operatori sono molto contenti, anche altri operatori indiretti di piccolo commercio che sta all'Aquila, perché hanno avuto un flusso di gente veramente molto interessante. Per cui io cercherò di fare un progetto sulla piazza concordato con le categorie, perché bisogna sentirle non solo per un fatto democratico, ma perché loro sono degli imprenditori, quindi vanno là per guadagnare e per far vivere la famiglia, perché se non c'è questo il comune. Una cosa che abbiamo fatto, però è stata poco utilizzata dagli aquilani, avevamo messo un servizio di bus, di navette, e devo dire che gli aquilani sono andati al mercato, però non ci sono andati attraverso il bus. E quindi possiamo rimettere le Lei ha navette notizie e dei lavori possiamo sistemare. circostanti del mercato di Piazza d'Armi, cioè di lavori anche di contenimento della zona laddove c'erano dei depositi d'olio, no? C'erano lavori annunciati già da tempo di sistemazione. Ne sa qualcosa? No, lì c'era un deposito d'olio. Dovevano partire dei lavori di sistemazione là intorno. Sì, dei lavori di sistemazione che le categorie dei commercianti lo stanno vedendo con il patrimonio e con, perché è un problema di patrimonio, quindi con l'assessore Credo Moroni, e anche un problema di viabilità. Anche è questione di patrimonio anche il bagno che non è stato mai sistemato, cioè i bagni, ma soprattutto mi scusi, sono stati danneggiati. Il No, no, no. bando per l'affidamento del bar. No, il bando per l'affidamento del bar l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto il bando, l'abbiamo affidato, ma evidentemente il bagno è stato divelto. Non Non si... il bagno, No, il bar, dicevo. il bar e i bagni sono stati completamente diversi. C'è un bando in itinere, l'avete rifatto un altro per l'affidamento? Mi diceva l'ingegner Nardis, di sì, credo che sia stato, cioè non è in itinere, in quelle condizioni hanno fatto un accordo per implementare, credo che ci siano in atto la sistemazione di questi danneggiamenti che sono stati fatti da persone ignote. Ecco, avvicinandoci anche con la Avrei stagione. voluto vedere, visto che tu ci stai sempre sul mercato, non so se hai fatto delle riprese in che stato era questo Ce servizio ne che siamo noi abbiamo. occupati dei bagni tantissime volte e anche della gestione del bar. Quindi l'hai visto com'è stato? Però, insomma, al momento Insomma, non. No, qualcuno l'ha no, fatto. quello è un altro discorso. Il danneggiamento, magari l'ente comune può anche muovere un esposto, una denuncia e denunciare contro ignoti. Vi costituite parte civile, Sì. questo ci dovete pensare voi, non io. No, cioè, deve pensare naturalmente il dirigente e Ma sicuramente. comandano sempre dirigenti, perché lei mi nomina sempre dirigenti, sembra che la figura dell'assessore pare che sia una figura comparsa. Non è così. No, non è così. L'assessore fa la politica e detta le linee politiche. E quindi io ho dettato le linee politiche di mettere un servizio per la gente, un servizio di bagni per la gente, e in più un discorso di ristoro del bar, eccetera. Quindi il comune politicamente si è espresso. Il fatto che abbiamo speso dei soldi e poi degli ignoti ce l'hanno buttato giù, e quindi è un costo Mi aggiuntivo dica una per noi. cosa, lei si è speso molto per la. Ci abbiamo in Qualche volta conclusione. bisogna dare pure la Ma responsabilità a chi certo. rompe delle cose Lei si è comunali, speso per le che questioni se no è sempre fieristiche. colpa degli Hanno assessori delle politiche. annunciato, mi ricordo, in un'ultima conferenza stampa, peraltro dell'anno scorso, che ci sarebbe stata una manifestazione, una sorta di mostra mercato vetrina, no? Stavate pensando. Non ho capito quale. Una mostra mercato, lei aveva parlato, Ah sì? artigianale. Sì, questo per valorizzare i monumenti dell'Aquila, ma tutto questo deve essere fatto in coordinamento con la ricostruzione. Ma Perché. una cosa sua che gli è uscita da qua, da questo ufficio, fai vedere Elisabetta dove stiamo, una bella proposta che dice io voglio fare questo anche impopolare così, che cosa è uscito da qua in questi 8 mesi? Come che cosa succede? Abbiamo rifatto il mercato. Il mercato a Preduno, che bisogna anche accontentare le popolazioni itineranti, perché le popolazioni dell'Aquila sono itineranti. Mercato a Preduno, poi tre. Tre, abbiamo riportato al centro storico
delle attività produttive in compartecipazione con la ricostruzione, il centro storico, l'asse centrale, perché c'è stata anche la partecipazione nostra, l'asse centrale ha riportato anche delle attività come la prefettura, come l'agenzia delle entrate, quindi all'Aquila centro adesso vanno a lavorare 900, 800, 900 persone. Questo non può riportarlo soltanto l'assessore, ma è, i tempi sono diluiti. Mi dica una cosa che vorrebbe fare a breve, cioè un'idea che c'ha in testa e che vorrebbe concretizzare a stretto giro, quale potrebbe essere? Beh, non ti sei dimenticato delle fiere, perché abbiamo fatto le fiere, la fiera è fatta. Questa l'avete fatta, quella che vuole fare, che cosa c'ha in mente? Rifacciamo le stesse cose, quelle che gli imprenditori sono andate bene, perché c'è sempre il discorso economico. Certo. Quindi evidentemente se fai una fiera della ricostruzione, finché c'è la ricostruzione devi utilizzare... C'è un bando d'affidamento? O la, a chi verrà affidata la gestione di questa? Avete preparato un bando o sarà un affidamento diretto? La gestione delle fiere dipende, se c'è un discorso di suolo pubblico allora viene fatto un bando, se no c'è un'organizzazione che utilizza le fiere e se utilizza degli spazi privati. Perché la prima fiera, ti voglio dire, è stata fatta in un ex stabilimento obsoleto che è di proprietà di un privato. Quindi quello che propone le fiere, noi vediamo se quel tipo, quella tipologia... Ci sarà la Carsa anche quest'anno? Però me devi far parlare, che se parli sempre... No, ho capito, però io venga al punto, perché sennò ci mettiamo troppo e non abbiamo lo spazio vicini. Ci sarà anche Carsa quest'anno come organizzatore della fiera della... Non lo so, devo vedere la domanda, ancora non mi arriva la domanda, io immagino di sì, perché uno che ha avuto successo, che rifà la domanda per implementare la stessa fiera, evidentemente se rifà la stessa fiera, bisogna soltanto vedere se gli spazi privati ci sono, allora vanno sul privato e quindi è un accordo di fitti, di cose direttamente sul privato. Noi guardiamo il tipo che può dare un risalto all'Aquila. Allora, se è una fiera ancora della ricostruzione può andare bene, se è una fiera dei prodotti tipici, ti ricordo che ha avuto un successo quasi di 10-12 mila persone di visitatori. Certo. E mi sembra che ci sia stato un indotto importante. Adesso ci stiamo interessando anche della grande operazione degli alpini. Che tu sai che il prossimo anno ci sarà il convegno nazionale degli alpini all'Aquila e quindi lì stiamo preparando delle piazzole per ospitare e io all'interno di queste piazzole le sto predisponendo per far sì che tutto quello fatto dagli alpini poi non vada rovinato dopo questa settimana ma che rimanga una funzionalità e quindi sto pensando è importante a delle aree camper dove nelle aree camper se per il turismo si faranno delle cooperative che andranno a gestire queste aree camper e quindi saranno dei posti di lavoro anche quelli. Mi risponda brevemente all'ultima domanda, mi è stata sollecitata questa cosa. I suoi consiglieri comunali, insomma Antonio Nardantonio e Gianni Padovani, mi dicono perché non parlano poco, non hanno fatto mai interventi, cioè sono proprio mudi, cioè nel senso che mai sentita la voce. Ma questo lo diciamo noi. Lo dice chi te l'ha detto, perché è evidente. Fatto, cioè Gianni Padovani quanti interventi ha fatti? Gianni Padovani ha fatto gli interventi che doveva fare, ha condiviso in tutte le riunioni i passaggi, ha votato a favore. Se... No, dico gli interventi col microfono per capire anche, insomma, nell'assise comunale lei poi è uno pratico, lo sa, insomma. Sì, nelle assise comunali bisogna vedere se fa degli interventi di sostanza e gli interventi di sostanza che hanno fatto i miei consiglieri sono stati tutti quanti all'interno delle commissioni, perché all'interno delle commissioni si fanno i documenti che poi vanno al Consiglio Comunale. Se li hai preparati, se vuoi fare la passerella non sono certo degli attori che gli piacciono fare le passerelle, sono delle persone sostanziali e ti ricordo anche che Nardantonio è anche presidente degli uffici di Pretore. Si riferiva a Padovani che proprio non l'abbiamo sentito, non sappiamo nemmeno la voce di Gianni Padovani. Beh, non la conosciamo. Ma Padovani è uno che fa politica, sta sul pezzo su tutti i documenti e all'interno delle commissioni ti assicuro che lavora e manda avanti i progetti con la condivisione del partito.